Buonasera e ben ritrovati. Prima di iniziare con la continuazione, c'è qualche domanda sull'incontro della settimana scorsa? Ci lasciamo un poco così troppo velocemente, se ricordate dovevo andare lì e quindi non ci siamo dati poi l'occasione di poterci confrontare. Niente? Andiamo avanti? Andiamo avanti. Andiamo avanti, continuando, se avete ancora il foglio della settimana scorsa, perché continuiamo a leggere circa le apparizioni del risorto. Però prima di leggere l'apparizione di risorto vorrei dire una cosa, non so se voi ci avete mai fatto caso oppure avete notato qualcosa, che quella morte e resurrezione di Gesù non è che abbia tanto sistemato le cose o messo le cose a posto. Perché fateci caso, noi perlomeno abbiamo una certezza, come si suol dire. L'unica certezza è la morte. Però noi, se ragioniamo, possiamo dire che questa certezza non c'è più da quella risurrezione. Perché se abbiamo la certezza della morte, col fatto che quel morto non sia più reperibile tra i cataloghi dei morti, vuol dire che neanche più la morte ci fa stare quieti. E come ho visto la volta scorsa, il fatto quando Maria di Magdala va lì al sepolcro e da lontano vede che la pietra è stata ribaltata, e anche qui le cose non stanno a posto. Perché noi siamo fatti così, siamo fatti per stare bene, a che le cose che noi pensiamo stiano a posto. Quando quelle cose che noi abbiamo sistemato non stanno più a posto, non ci troviamo più. E ripeto, almeno pare che l'ultima certezza sia quella della morte. Tant'è vero, qua lo diciamo, no? Soprattutto quando qualcuno muore per una malattia, così diciamo, a me arriva la morte e pacifica le cose. Da quella morte lì le cose non sono più neanche pacificate. Anzi, se ricordate nel giorno di Pasqua, la sequenza che abbiamo ascoltato, a un certo punto dice così: morta e vita si sono affrontati in un prodigioso duello. Quindi vuol dire che se c'è un duello tra la morte e la vita, vuol dire che la morte non è una cosa passiva. La morte è come un guerriero se deve affrontare un duello insieme alla vita, e neanche la vita è passiva. E però poi dice sempre quella sequenza che Cristo poi esce vittorioso, quindi è lui che poi vince sulla morte. Prima di andare avanti con il brano, quindi siamo ancora nel Vangelo di Giovanni, vi leggo pochi versetti dal Cantico dei Cantici e dal Giovanni al capitolo 10, che voi sul foglietto non lo tenete. Ora vi leggo questi versetti, voi questi versetti che adesso vi leggo teneteli a mente, perché servono per il brano di adesso. Nel Cantico dei Cantici, a un certo punto si legge così nel capitolo 2, c'è un duetto in questo libro. Una volta parla lei, che il libro, la Bibbia, la chiama l'amata, e una volta parla lui, che il Bibbio la chiama, la Bibbia lo chiama l'amato. A capitolo 2 parla lei, l'amata, e lei, questa donna, l'amata, dice così: una voce, l'amato mio, eccolo, viene saltando per i monti, balzando per le colline. L'amato mio somiglia a una gazzella, a un cerbiatto. Eccolo, egli sta dietro il mu nostro muro, guarda dalla finestra, spia dalle inferriate. Ora l'amato mio inizia a parlare e a dirmi: alzati, amica mia, mia bella, e vieni. Quindi ripeto, l'amata dice una voce, l'amato mio. Quindi questa donna sente la voce
del suo amato. Solo da sentire la voce riconosce dalla voce che è il suo amato, è l'amato mio. Non significa niente, però tenetelo qui, perché al momento opportuno può uscire fuori questa realtà qui. Invece Giovanni, a capitolo 10, a un certo punto dice così, questo brano lo conosciamo, è il brano dove Giovanni parla del buon pastore. E a un certo punto dice così Giovanni: chi invece entra dalla porta è pastore delle pecore, il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce. Egli chiama le sue pecore ciascuna per nome e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti a esse e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Cantico dei Cantici, la donna dice: una voce, l'amato mio. Giovanni dice, è Gesù che parla, il buon pastore chiama le sue pecore ciascuna per nome e le pecore conoscono la sua voce e lo seguono. Va bene? Quindi questi due brani teniamoli così adesso fissi un poco nella mente e nel cuore. Ricordate la volta scorsa abbiamo visto Maria mattino di primo giorno dell'Opa settimana, il giorno 1, il giorno primo, quindi l'inizio di una realtà nuova, la nuova creazione, qualcosa di nuovo, corre al mattino e va a sepolcro. Abbiamo detto che va a sepolcro non perché va ricercato il risorto, ma semplicemente a sepolcro perché vuole andare a piangere quel corpo che lei ha visto lì sulla croce morire, ha visto che dalla croce l'hanno calato giù e ha visto che il corpo l'hanno messo lì nel sepolcro. Quindi ha visto questa realtà e va per andare a vedere ciò che i suoi occhi avevano visto. Quindi è una cosa che era entrata nei suoi occhi e quindi vuole rivedere ciò che i suoi occhi le davano una certezza, il morto, il cadavere. Va lì da lontano e vede che la pietra è stata ribaltata, quindi non vede nel sepolcro, vede semplicemente la pietra ribaltata. Quindi provate anche voi a pensare, io arrivo da lontano, quando sto ancora sul corso e vedo che la porta della chiesa o è aperta o è chiusa. Però la porta può essere anche accostata. E da lontano non mi rendo conto se la porta è accostata. Posso vedere solo se è aperta o chiusa. Davanti alla pietra ribaltata, lei comunque corre e va a chiamare i discepoli. Abbiamo detto anche, secondo la critica testuale, perché va a chiamare i discepoli, perché probabilmente c'era bisogno della voce dei maschi, degli apostoli, che dovevano accertare che lì era successo qualcosa, perché la sua prova, la sua voce non aveva nessun valore. Quindi chiamati in sede di giudizio, di dare una prova, una testimonianza, la sua testimonianza non era valida, perché semplicemente era una donna. Abbiamo visto, arrivano Pietro e il discepolo, e l'altro discepolo, quello che Gesù amava, vanno lì, Pietro corre più lentamente, perché abbiamo detto sicuramente perché era più anche anziano, però c'è anche il peso del suo rinnegamento, per tre volte aver rinnegato il Maestro. Giovanni invece, il discepolo, quello che Gesù amava, corre più veloce, arriva lì, però aspetta, fa entrare il primo Pietro. Abbiamo detto anche c'è una distinzione tra colui che ha il primato dell'amore del cuore, per cui corre subito, e invece l'istituzione che va piano piano, perché deve accertare qualcosa e quindi ha i suoi tempi. Vedono dentro e fanno due esperienze diverse. Giovanni, vedendo, credette. Che cosa ha visto? Perché abbiamo visto, abbiamo detto, il lenzuolo che aveva avvolto il corpo di Gesù e il sudario lì messo da parte. Gli abbiamo anche detto che secondo il testo greco quel sudario e quel lenzuolo, così come erano piegati, stavano a significare che in quel momento avevano ancora la forma come se dentro ci fosse il corpo, però il corpo non c'era. Quindi potremmo dire noi, era il momento in cui stava iniziando ad afflosciarsi, quindi come se il corpo in quel momento fosse andato via. E quindi resta quel lenzuolo che inizia così adesso a piegarsi su se stesso, non avendo più il corpo dentro. E i discepoli se ne tornarono di nuovo a casa. Adesso inizia il danno che ci interessa. Leggiamo e poi cerchiamo di fare qualche riflessione. Maria invece stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?» Rispose loro:
hanno portato via il mio Signore, non so dove l'hanno posto. Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria». Ella si voltò e gli disse in ebraico: «Rabbunì», che significa maestro. Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma vada ai miei fratelli e di loro: salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». Maria di Magdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore e ciò che le aveva detto». Iniziamo subito. Maria stava all'esterno vicino al sepolcro. C'è una cosa strana. Maria, quando prima va a chiamare gli altri due, torna al sepolcro insieme agli altri due. O, come dicevamo la volta scorsa, probabilmente dal sepolcro Maria non si è mai mossa. Perché adesso dice: Maria invece stava all'esterno. E se torna insieme agli altri due, quando gli altri due tornano a casa, lei non torna a casa, resta lì. E gli altri due che hanno fatto esperienza, Giovanni vide e credette, non ha comunicato a Maria di Magdala che stava là fuori ciò che loro hanno visto e hanno iniziato a credere. Non l'hanno proprio calcolata questa donna. O semplicemente lei è rimasta lì dall'inizio alla fine. Vi prego, pensiamo ai nostri lutti, pensiamo ai nostri dolori, pensiamo a quando ci succede qualcosa e a un certo punto diciamo: voglio restare qui. Davanti al luogo del dolore, così, restare qui, quasi a capire. Non lo dimenticate, l'abbiamo detto, è l'amata. È la persona che ama, anche se ha il cadavere della persona che amava, comunque vuole stare vicino al cadavere. Con tutto quello che significa di rapporto, di affetto, di amore. Non dimenticate che Maria di Magdala era discepola di Gesù, ha seguito Gesù, e tu segui solo chi ami. E lei aveva corrisposto a questo amore, aveva corrisposto all'amore di Gesù perché si era sentita amata da Gesù. Attenzione a una cosa: non si è discepoli perché si ama Gesù, si è discepoli perché si è amati da Gesù. È completamente diverso. Perché anche Giuda era discepolo, ma cambia la risposta. Il discepolo è colui che è amato dal Signore, non chi pensa di amarlo. È perché sono amato che poi ricambia questo amore. E più avverto di essere amato, io più ricambierò questo amore. Maria ora un sol modo per ricambiare questo amore: stare lì e piangere. Non ha un altro modo, non può fare niente, non può fare diversamente. Non partiamo con la nostra idea della risurrezione, ma non ha capito niente. Non è che non ha capito niente, non entrava nel suo cuore, nella sua mente, la risurrezione. L'abbiamo detto la volta scorsa. Gli apostoli si chiedono che cosa significa risorgere dai morti. Quindi lei resta lì all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Non ha visto nel sepolcro, resta all'esterno, non vede dentro. Vi ricordate quando, a me succedeva quando si era bambini, no? C'era il film dell'orrore in televisione. Capitava che tu lo volevi vedere, quando eravamo alla scena, quello un poco così, a un certo punto ti mettevi le mani davanti agli occhi, però te le mettevi così, in modo tale che in mezzo potevi guardare lo stesso, però a sensazione di coprirti, però poi in mezzo volevi, perché volevi guardare. Lei sta lì all'esterno, vicino al sepolcro, e dentro però non guarda, forse sbirciava, non voleva sbirciare, voleva sapere, non voleva sapere. Perché vedete, il dramma solo, per tre volte lo ripete, l'hanno portato via. Quindi
quasi come se non volesse accettare questa cosa qui, che l'hanno rubato. E piangeva. Provate a pensare, se qualche volta noi abbiamo pianto, io mi auguro che qualche volta abbiamo pianto, perché se non abbiamo mai pianto non possiamo capire le sofferenze e i dolori degli altri. Chi non ha mai pianto non può capire il dolore degli altri. E tu quando piangi, la prima cosa che succede, le lacrime ti riempiono gli occhi. E quando le lacrime salgono agli occhi, tu non vedi. Attenzione, tu non vedi. Perché con le lacrime negli occhi l'occhio è adombrato. Provate a pensare, quando piove davanti al vetro della nostra finestra o nella macchina, noi dobbiamo azionare il tergicristallo, perché altrimenti la pioggia sul parabrezza così non ci fa vedere. Le lacrime salgono agli occhi, dice l'espressione, e quindi tu non vedi, e lei piange. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti. Attenzione pure a questo gesto qui, Maria si china verso il sepolcro. Chi è stato in Terra Santa ed è entrato nel Santo Sepolcro lo sa che per entrare nel sepolcro bisogna chinarsi, bisogna abbassarsi. Non puoi andare davanti al sepolcro in piedi dritto. Pegliamo questi atteggiamenti, no, l'abbassarsi è l'umiltà, stare così può essere la fierezza, anche la superbia. Davanti a Santo Sepolcro, davanti a sepolcro, non a Santo Sepolcro, davanti a un sepolcro, tu vai con l'umiltà e ti chini davanti alla realtà, davanti alla morte ci si china, al mistero della morte, che Francesco d'Assisi chiamerà sorella morte. E quindi lei si china davanti al sepolcro e vide due angeli in bianche vesti. È strano. Questi due angeli arrivano adesso, perché Giovanni e Pietro non hanno fatto riferimento a questi due angeli, solo alle bende, e lei non fa riferimento alle bende, vede solo questi due angeli. Chi sono questi due angeli? Voi sapete che in genere, nell'esperienza del sacro, gli angeli preannunciano generalmente la visita di Dio, gli angeli preannunciano la venuta di Dio. Ne abbiamo un esempio particolare, quando l'angelo va dalla Madonna e le porta che cosa? L'annuncio che sta per generare il figlio di Dio. Nell'Antico Testamento abbiamo un riferimento dove si parla proprio di due angeli, perché dice il testo, uno stava dalla parte della testa e l'altro dei piedi, quando il Signore dà ordine a Mosè di costruire il Santo dei Santi, il propiziatorio. E dice nella costruzione del Santo dei Santi, dice, tu Mosè metterai due cherubini, uno da un lato e l'altro dall'altro. E quindi questi due cherubini saranno a custodia dell'Arca Santa, del propiziatorio dove c'è il Santo dei Santi. Allora, l'uomo biblico, leggendo questo, subito capisce, due angeli sono questi due cherubini che stanno a destra e a sinistra, dalla parte dei piedi del capo, sul propiziatorio, il Santo dei Santi, che è in quel momento che è Cristo, lì dove stava messo. Ed essi le dissero, donna, perché piangi? Rispose, hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto. Vedete, la ricerca sua è questa. Provocata da questi angeli, lei dice la verità, quello che lei sta cercando, l'hanno portato via e non so dove l'hanno posto. Riconosce che sono due angeli? No, non riconosce i due angeli qui. Non sappiamo lei che cosa vede in questi due esseri. Vi prego, non pensiamo neanche forse al segno luminoso, all'ala che così sta là sopra, perché altrimenti l'avrebbe detto qualcosa del genere, no? Avrebbe detto lo stupore, come Maria rimase meravigliata davanti al saluto che le portò l'angelo. Invece non si parla di stupore davanti a questa realtà. Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi. Ora attenzione a questi due passaggi. Si voltò indietro. Sapete questo voltarsi, che termine greco traduce sotto? Voltarsi significa fare così, giusto? Convertirsi. In greco convertirsi significa voltarsi. Maria, dice qui il testo, si voltò indietro. Traduciamo, si convertì. A chi? Ancora nessuno, perché sta guardando nel sepolcro, vedi questi due angeli,
Poi all'improvviso si voltò indietro e vide Gesù in piedi. Non puoi restare fisso lì a guardare quel sepolcro vuoto. C'è bisogno di voltarti, c'è bisogno di prendere adesso un nuovo cammino. O scegli di restare lì e piangi davanti al sepolcro, o scegli di girarti, convertirti a un nuovo cammino. Attenzione, convertirti a una nuova strada, convertirti a un nuovo modo adesso di concepire la vita. Perché attenzione, qui ciò che è riferimento non è semplicemente la comprensione del risorto, ma è la comprensione di Maria della sua stessa vita. Perché noi quando piangiamo un morto chiediamoci se piangiamo veramente il morto per se stesso o quello che morto significava per me. Perché qualche volta quando io piango il morto posso essere anche egoista. Perché io posso piangere ciò che il morto significava per me. Le persone anziane, sapete che dicono quando gli muore il marito o la moglie? Ho perso la compagnia. Quindi piangi la compagnia o piangi lui? Piangi la sicurezza che mi dava. Perché adesso lo vedremo, no? Quando Gesù poi le farà la stessa domanda, lei sta lì per che cosa? Che cosa sta cercando? E quindi si voltò. Allora c'è già una provocazione, e le provocazioni, le chiamate, vanno sempre chiarite, non sono chiare fin dall'inizio. C'è un primo momento e poi un primo momento deve subentrare un altro chiarimento, un'altra chiarificazione. L'abbiamo detto, era al mattino presto ed era ancora buio, quindi non c'è ancora la luce, la pienezza della luce. La luce arriva, devo camminare però nelle ore del giorno affinché arrivi la luce. Vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. E qui, lo sapete, ce lo chiediamo, come fanno a riconoscere Gesù? Ma perché voi Gesù lo sapete riconoscere? I discepoli di Emmaus, se vi ricordate, il viandante si fa vicino, non lo riconoscono. E come hanno fatto a non riconoscere? E Gesù, quando risorto al capitolo 21 sulle rive del lago con i sette, e neanche lo riconoscono. Com'è possibile che non lo si riconosce? Perché il problema è che noi continuiamo a pensare così, il riconoscimento di qualcosa di fisico. Giustamente Maria ha riconosciuto chi Gesù di Nazareth, quello conosceva. Altro 1,80 m, 1,90 m, con la barba, con gli occhi in quel modo, lei quello ha conosciuto. Ora, la risurrezione, gli studiosi usano un termine particolare, la risurrezione non è un ritornare in vita nella vita precedente, quello è Lazzaro. Lazzaro era morto, ritorna nella vita di prima, quindi è ritornato ai suoi affetti, è ritornato pure a lavorare nel lavoro che faceva prima. Gesù non è ritornato alla vita di prima, Gesù è entrato in una dimensione di vita nuova, nella pienezza di vita, quella che noi chiamiamo la vita eterna. Quindi non era quella di prima. E siccome non è ritornato alla vita di prima, non è ritornato neanche al modo fisico di prima. Vi ricordate? Gesù entrerà nel cenacolo a porte chiuse, però chiederà se hanno cose da mangiare. Chiederà vicino a Tommaso, sono io, vedi il segno dei chiodi, metti la tua mano. Quindi c'è sì una fisicità, ma evidentemente che entrate in una realtà gloriosa, quella della trasfigurazione, che Maria Maddalena non lo sa, come gli altri non lo sanno, come neanche noi lo sappiamo. Però c'è un modo di poterlo riconoscere, adesso ce lo dirà come fare a riconoscerlo presente. E le dice Gesù, donna, perché piangi? Chi cerchi? Attenzione qui a questa delicatezza di Gesù che sempre ne troviamo nei Vangeli. Gesù, avvicinandosi alla persona, si interessa della persona. Gesù, quando si avvicina a qualcuno, non fa mai un discorso astratto, ma sempre un discorso concreto. Che ti è successo?
Abbiamo noi questa capacità quando avviciniamo le persone? O quando avviciniamo qualcuno andiamo là già con delle risposte preconfezionate e gliele buttiamo subito davanti? Sapete chi fa così? I testimoni di Geova. Quando ti incontrano i testimoni di Geova, non ti chiedono come ti chiami, chi sei, che stai passando. È una cosa che fanno. Lo sai che il Signore Geova così e colà? Scusi, ma non sai chi sono? Non sai che cosa sto vivendo nella mia vita? Mi viene proprio un messaggio che non ha né capo né coda. Qualche volta come credenti, noi forse facciamo anche noi così, dimenticandoci che il primo nostro compito è quello di farci compagni. Perché piangi? Oppure perché sei contento? Noi lo usiamo, no? Qualche volta è più per dire come stai, ma lo diciamo perché veramente ci interessa sapere come sta, oppure perché abbiamo notato che c'è qualcosa che non va nell'altro. O è la domanda buongiorno, buonasera, come stai, perché è la domanda che tanto devo fare, pur parler. Donna, perché piangi? Sta ancora piangendo. Per dire che è qualcosa di grande per lei se sta ancora piangendo. E Gesù qui le si fa vicino, perché piangi? È importante capire noi perché piangiamo. Cioè, è importante capire noi perché facciamo qualcosa. E poi va oltre, vedete, chi cerchi? Attenzione, perché questa domanda è la domanda più importante dei Vangeli ed è la domanda più importante della vita di un essere umano. Chi cerchi, noi la potremmo tradurre, perché vivi? O se volete, per chi vivi? Ricordate quando all'inizio del Vangelo Giovanni Battista sta con i suoi discepoli, vede Gesù passare e a un certo punto Giovanni dice ai suoi discepoli: ecco l'agnello di Dio. Due dei suoi discepoli, Andrea e il discepolo, l'altro discepolo che Gesù amava, lasciano Giovanni e vanno dietro a Gesù. Gesù vede, sente che lo stanno seguendo e Gesù fa una cosa, si girò verso di loro. Quindi Gesù che fa? Traduciamo il termine? Si converte, perché pure Gesù si converte. Il primo a convertirsi Gesù si converte al Padre. Si girò verso loro e dice ai discepoli, ai due: chi cercate? E loro dicono: maestro, dove abiti? E Gesù risponde: venite e vedete. Ricordate nel Getsemani, quando arrivano le guardie per arrestarlo, Gesù si alza davanti a loro e chiede: chi cercate? E loro dicono: Gesù Nazareno. Lui dice: sono io. Indietreggiarono e caddero. Chi cercate? Chi cerchiamo noi? Chi cerca Maria di Magdala? Lo sposo? L'amato? Il corpo del defunto? Colui che le aveva dato senso? Adesso questo senso non lo trova più. Noi che cerchiamo? Che cerchiamo noi quando veniamo qui? O sepolcro o risorto? Che cosa cerchiamo? Colui che mi dà un po' di salute? Mi dà un po' di serenità, mi fa star bene. Questo cerchiamo. Cerchiamo delle sistemazioni di benessere, anche spirituale. O lo cerchiamo per se stesso. Perché attenzione, è vero, questo è un cammino. Dio non va cercato per le cose, Dio va cercato per se stesso. Chiediamoci noi perché cerchiamo Dio. Perché, passatemi l'espressione, perdiamo l'anima per cercarlo. Perché entriamo in crisi per cercarlo? Perché stasera stiamo qui quando potevamo stare a casa nostra a vedere il Napoli o a fare un'altra cosa? Perché continuamente vogliamo lasciarci mettere in discussione da questo? Nel Salmo 62 si legge così:
la tua grazia, Signore, vale più della vita. Cioè, capite? La tua grazia, sapere di essere amato da Dio, questa è la grazia. Sapere, la consapevolezza di essere amati vale più della stessa vita. San Paolo dirà, davanti alla conoscenza della sublimità di Cristo Gesù, reputo tutto il resto una spazzatura. Chi cerchi? E se noi non risolviamo questo interrogativo, e voi capite, mo cercherò una sistemazione, mo cercherò un benessere, penso a noi, no, e mo cercherò questa parrocchia, e mo cercherò di diventare vescovo, e mo cercherò di diventare papa, non sarò mai contento se cercherò delle cose. Per un motivo, perché noi non siamo fatti per le cose. E le cose, per quando le teniamo, poi ci lasciano vuoti, perché non ci soddisfano, non ci danno la pienezza. Ecco perché Sant'Agostino dirà, ci hai fatti per te e il nostro cuore inquieto finché non riposa in te. Prova a pensarci. Quante inquietudini portiamo dentro? Quante inquietudini ci accompagnano fin dalla nascita? E allora io devo dirmi che cosa cerco, perché vedete, una volta che capisco che cosa cerco, metterò poi in atto tutti i mezzi necessari, anche le energie finalizzate a quella ricerca. Non so se avete mai giocato alla caccia al tesoro. Quando si è bambini, noi ricordo che a casa di mia nonna tenevano un poco di giardino. Nella fantasia, no, cioè sembra subito, chissà che ne trovo un tesoro qualche parte, esce qualcosa. Oppure capita, a me capita, che quando c'è il cambio di panni, no, di stagione a un altro, soprattutto quando poi arriva l'autunno o l'inverno, vai a pigliare un cappotto, un giubbino, metti la mano nella tasca, esce una 10 euro oppure una 20 o una 50 euro. E pare chissà che l'hai trovato, e i soldi che hai messo l'anno scorso, te li eri dimenticati, però poi li hai trovati, sembra che tu l'abbia trovato quei 50 euro là dentro. Che cosa cerchiamo? E che cosa mette in movimento domani mattina che noi ci alzeremo per far sì che non sia monotona la giornata di domani mattina, o per far sì che la morte domani mattina non ci prenda? E non ci prenderà la morte domani mattina se io sarò alla ricerca di qualcosa. E le ricerche, mai darle assodate una volta e per sempre, finalmente ho trovato, perché nel momento in cui ho trovato devo ancora cercare. Don Ernesto ci richiamava il vignaiolo che pota, no? Il Vangelo della Messa di oggi. A un certo punto, non so se vi ricordate questo brano, a un certo punto dice così, il Padre mio, dice Gesù, pota la vigna perché porti più frutto, non perché il frutto non lo porti, il frutto già lo porta la vigna, però dice perché porti più frutto, quindi le potature, e le potature sono sempre dolorose, e finché ci sia più frutto, noi ci siamo fatti, sapete come? Il minimo. Un po' di frutto l'ho fatto, vabbè, mi accontento di questo. No, non possiamo accontentarci. Il Padre da noi vuole di più, ma non perché esigente, perché sa che di più lo possiamo donare. E addirittura il Vangelo di domani poi ci farà capire ancora di più come possiamo portare questo frutto. Quindi, donna, perché piangi? Chi cerca? Ella, pensando che fosse il custode del giardino, vi disse, Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto, io andrò a prenderlo. Guardate, se noi avessimo la capacità di farci piccoli piccoli e metterci lì nel giardino, anche noi, no? Siamo nel giardino qui, non pensiamo a Santo Sepolcro adesso. Chi ha visto il Santo Sepolcro, lì sopra c'è il Calvario, e poi sotto al Calvario c'è la roccia dove Gesù fu dato poi in braccio alla madre, e di là c'è il sepolcro. Era un giardino tutto questo. Ricordate la storia dove inizia? In un giardino. È la nuova storia. Nel giardino c'è il giardiniere, quindi è la nuova storia. Giorno primo, giorno uno, abbiamo detto, no? L'inizio. Quindi sta iniziando questa realtà nuova del giardino, l'albero della vita, l'albero della conoscenza del bene e del male. Se vi ricordate, quando 3 anni fa dicemmo la Genesi, dicemmo che probabilmente quello che è scritto lì è ciò che poi è alla fine, non tanto all'inizio. E alla fine l'Apocalisse parlerà del giardino.
E quindi in questa realtà di giardino, lei allora vede così e pensando che fosse il custode, dice, forse l'hai portato via tu, dimmi dove l'ha posto, lo vado a prenderlo, e quasi dire, seppure l'hai rubato, non fa niente, non lo dica a nessuno, lo vado a prendere, dimmelo però. E ancora non lo riconosce. Attenzione adesso qui. Gesù le disse, Maria. Gesù non fa nessuna trattazione o trattato nel spiegare la risurrezione, semplicemente la chiama per nome. Quanto è bello essere chiamati per nome. Io papà non ce l'ho più, però capita alcune volte di sentire, non che la sento, dentro di me, qualche volta così, di sentire il timbro della sua voce di quando mi chiamava e ricordare quando lui mi chiamava con quel timbro di voce mi emoziona un poco, no? E quindi nel cuore, perché mi fa ricordare di quando ero ragazzo, perché è morto nel 93, quindi avevo 23 anni, ero ragazzo, e quindi è come se fossi rimasto lì, e quindi quello che suscita nel cuore di emozioni. Pensate a quando una persona cara ci chiama per nome o quando ci chiamava per nome. Maria si sente chiamata per nome e qui lo riconosce. Lo riconosce non perché lo vede, lo riconosce perché lo sente. Vi ricordate, l'abbiamo detto, qual è il verbo principale della Bibbia? Non è vedere, ma ascoltare. Fin quando Maria resta legata al vedere, non lo riconosce. Ma appena apre l'orecchio, lo riconosce. Che ha detto Giovanni al capitolo 10? Il pastore chiama le pecore? E le pecore riconoscono la sua voce e lo seguono. Che ha detto la sposa del Cantico dei Cantici? Una voce, il mio diletto. È meraviglioso questo, perché chiamata per nome Maria, vi ricordate quando vedemmo all'inizio Matteo al capitolo primo la lunga genealogia? E vi ricordate che dicemmo che dietro a quei nomi c'è tutta una storia? Una storia fatta di grazia e di peccato. E quindi Gesù sta dicendo, Maria, dicendo, tu non riesci a riconoscermi, ma io ti riconosco, sei quella che sei. E lei si sente riconosciuta nell'intimità, nelle fibre più intime. Riconosciuta per ciò che è. Io vorrei che stasera noi andassimo via qui da questa chiesa con questo, per quanto è possibile, no, poterci immaginare la voce di Gesù che chiama Maria. Provate a immaginare la dolcezza di come Gesù abbia pronunciato quel nome. Sta piangendo, no? E di come abbia pronunciato quel nome. Un nome che era una carezza è stato. Quel nome si sente proprio accarezzata, abbracciata, amata, perché tanto è vero, questo nome Gesù le disse Maria, ella si voltò, per la seconda volta si voltò, vedete, allora c'è la prima conversione, poi c'è bisogno di voltarsi di nuovo, si voltò e gli disse in ebraico, Rabbuni, maestro mio, e la parola maestro mio può tradurre anche padrone mio, e il padrone era l'espressione che la moglie usava per indicare il marito. L'intimità profonda portava a dire la moglie nel nome del marito, padrone mio. Riconosce il suo amore, una voce, il mio diletto. Eccolo, viene saltando per i monti, balzando come un capriolo.
Datevelo a leggere il Cantico dei Cantici. È un inno all'amore. Gesù le disse: non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma va a dire ai miei fratelli, ma vada ai miei fratelli e di loro: salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Questo fatto che Gesù dice: non mi trattenere, perché dice non mi trattenere? Perché evidentemente Maria avrà fatto una cosa, si sarà buttata ai suoi piedi, l'avrà abbracciato, perché per dire non mi trattenere, altrimenti che senso avrebbe dire non mi trattenere? Tu vedi una persona, o meglio, stai cercando una persona, finalmente l'hai trovata, maestro mio. Se addirittura è corsa da casa mattina ancora presto, quando era ancora buio, si è messa a piangere, finalmente, dimmi dove l'hai messo, lo vado a cercare, finalmente lo vede, come minimo si sarà buttato ai suoi piedi. E Gesù deve, sente il bisogno di dire: non mi trattenere. Perché non mi trattenere? Perché il rischio qual è adesso di Maria di Magdala, e può essere anche il nostro rischio, di essere legata, finalmente l'ho trovato, ma cosa? Gesù di Nazareth, non il risorto. No, non mi trattenere perché non sono ancora salito al Padre. Questa espressione è un'espressione poco particolare, non fa semplicemente riferimento all'ascensione. Salire al Padre, vi ricordate, noi l'abbiamo visto con Giovanni a capitolo 19 quando parliamo della lavanda di piedi. Gesù, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Ed essendo giunta l'ora di passare da questo mondo al Padre, la glorificazione. Allora Gesù dice: salendo al Padre è la mia glorificazione. Ecco il mistero pasquale. Ecco quello che da questo momento tu devi cercare. La pienezza del mistero pasquale, che è la glorificazione del Figlio di Dio, che è passato anche attraverso la croce. Vi ricordate, noi abbiamo detto che Giovanni non ci presenta la croce come luogo di sofferenza, di dolore, così. Il crocifisso di Giovanni è Cristo glorioso. Cristo regna sulla croce. Questa è la glorificazione. Gesù inizia a essere glorificato proprio nel momento in cui inizia la passione. Quindi per Giovanni la passione non è quella della The Passion di Mel Gibson. È l'inizio della gloria di Gesù, dove è glorificato. Con quella gloria, dice Giovanni, Gesù dice al Padre: Padre, dammi quella gloria che io avevo davanti a te prima che il mondo fosse. Allora forse ci diventa anche più chiaro perché lei non riesce a riconoscerlo e neanche gli altri riescono subito a riconoscerlo. Allora Gesù ci ha dato il modo per poterlo riconoscere, che non è più il mondo fisico, proprio per il fatto che lui si trova al di là della storia. E il termine che usa la teologia dice che Gesù adesso viene nella dimensione metastorica, cioè va al di là della storia. Però agisce nella storia. La sua presenza è nella storia, perché Paolo, vi ricordate, chi sei Signore? Sono quel Gesù che tu perseguiti. E ripeto, qui comunque si fa vedere, si fa ascoltare. I discepoli di Emmaus lo riconosceranno nello spezzare il pane. E scusate, quando noi celebriamo l'Eucaristia, non abbiamo l'ascolto della parola e il pane spezzato? Non sono questi segni che Gesù lascia alla sua comunità per farsi riconoscere? Bisogna entrare in questi segni però. Io ringrazio ancora una volta Don Ernesto, insieme con la collaborazione di Don Antonio, per veramente quella volontà ferma che lui ha voluto che la comunità si preparasse, o meglio, si formasse con gli incontri che abbiamo fatto sull'Eucaristia, se vi ricordate. 2 anni ci abbiamo lavorato sopra. Perché non è il, capite, non è il rito, perché il guaio nostro è questo, noi viviamo il rito. Il rito che noi viviamo poi deve diventare, ecco qui, la realtà là fuori, però è necessario questo perché altrimenti io non lo riconosco. Una volta che l'ho riconosciuto, che mi sono voltato 1, 2 volte, anche 3 volte, quindi la conversione, allora sì, perché dice alla fine, va a dire ai miei fratelli, salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. E attenzione, perché Gesù sta dicendo un'altra cosa bellissima qui, ma è tutto, è le volte che i discepoli Gesù li chiama fratelli.
va a dire ai miei fratelli, quindi Gesù risorto, il primogenito. Quindi va a dire ai miei fratelli che io sono dal Padre mio e Padre vostro. Quindi questo mistero di glorificazione non è solo per me, ma anche per i miei fratelli. Quindi ecco la nuova famiglia. E questo è quello che va annunciato. Ma noi ai nostri fratelli questo lo diciamo. O come Maria di Magdala, vogliamo piangere ancora il colpo del sepolcro, a me non facci vedere dove l'hai messo, a me ne vado lì, lo piango. E quando Gesù viene nel mio cuore, Gesù ti ringrazio, stai nel mio cuore, e me ne vado a casa mia. Gesù però sta nel mio cuore, l'ho incontrato. No, io ho incontrato un'illusione, non ho incontrato Gesù. Perché tutte le volte che Gesù incontra, manda sempre. Papa Francesco ha ragione quando dice che noi cristiani siamo diventati cristiani da salotto perché ci siamo accomodati in poltrona. Ecco perché, vi ho detto all'inizio, la morte, da questa morte, risurrezione, il cristiano non può stare più quieto. La morte e la risurrezione dovrebbe inquietarci. Attenzione, inquietar, quiete, la quiete, inquietarmi, non farmi stare quieto. Requiem eterna, requiem la quiete, il riposo eterno. Noi dobbiamo essere inquietati. E chi ci inquieta è il risorto. Diciamocelo francamente. Se non ci sentiamo inquietati, non abbiamo incontrato il risorto. Stiamo ancora parlando col giardiniere. Anche se veniamo a messa, ma è ancora il giardiniere. E non è per incapacità dei sacerdoti, perché i sacerdoti possono essere anche incapaci di fare l'omelia. Ma la parola pronunciata, vi ricordate, abbiamo detto, ha valore in se stessa, perché ci viene detto parola di Dio, parola del Signore. Ecco l'inquietudine, ecco l'ascolto attento. Ricordate, Amos lo dice, ruggisce il leone, come non tremare, parla a Dio, come non profetare. Dice, ma che devo fare? Niente. Maria di Magdala andò ad annunciare ai discepoli, ho visto il Signore e ciò che lei aveva detto. Lei va a dire, lei ha visto il Signore, credetemi o non credetemi, vi ricordate i due discepoli di Emos cosa diranno lungo la strada? Diranno a un certo punto, addirittura alcune donne delle nostre ci hanno detto che lui è risorto, ma noi non l'abbiamo visto, dicendo che quelle donne freddicavano. Devo accettare il rischio di essere preso per pazzo o per stupido, come San Paolo, l'Areopagito, già ve lo dissi, vi ricordate? Ah beh, su questo ti ascolteremo la prossima volta, perché fin quando ne parliamo di Gesù che ha fatto delle belle cose, delle brave cose, un bravo uomo, ci possono anche ascoltare gli altri. Ma se noi parliamo della risurrezione, ma siamo convinti noi per primi però della risurrezione, non ci seguiranno. Quanti di noi, lo dissi la volta scorsa, davanti a un funerale, quando abbiamo il nostro morto però, non il conoscente, il nostro morto, crediamo che quello è risorto. Eppure fateci caso, no? Noi durante la liturgia esequiale, a un certo punto, al prefazio, dice così, è veramente cosa buona e giusta. Che cosa? Quello è morto. O del mistero di salvezza operato in Cristo e che adesso si è realizzato pienamente per il fratello che la sta, che sta lì a terra. Che cosa bisogna fare? Va a dire, ad annunciare ai discepoli, ho visto il Signore. E ciò che le aveva detto. Che cosa le avrà detto Gesù? Non lo sappiamo. Certamente non le avrà detto solo questa frase che ci ha riportato Giovanni. Ciò che Gesù le ha detto è rimasto nel suo cuore e lei poi l'avrà condiviso con gli altri. Quindi l'esperienza personale dell'incontro con il risorto non è un'esperienza generale. Dice, non c'è un libro, io leggo questo libro e poi questo vado a dire. È l'incontro personale. E non è uguale a nessuno l'incontro personale. Come lo incontro io è diverso da come lo incontri tu. Come lo incontro il prete è diverso da come lo incontro una mamma. Come lo incontro una mamma è diverso da come lo incontro un uomo. È diverso. Vi ricordate, abbiamo detto, il Signore si rapporta ognuno di noi in base a come siamo. Quindi vuol dire che per tutti
e nessuno è escluso. C'è chi è più avanti nella santità e chi è un poco più dietro, ma è anche per lui. Chi è più bravo e chi è più cattivo, è anche per lui. Però deve essere annunciato a tutti. Proviamo come provocazione così finale. Quando noi veniamo in chiesa la domenica o la messa anche quotidiana, veniamo ancora a un sepolcro o veniamo nel giardino dove sappiamo di incontrarlo vivo? Veniamo per cercare, per mettere a posto la nostra coscienza perché domenica, il precetto domenicale, o per fare esperienza con la comunità del risorto per poter essere poi mandati? Sento di poter dire di ascoltare la messa, o sento di poter dire di voler condividere con l'altro la gioia dell'essere suoi discepoli? Avverto che è riferito a me personalmente quando il sacerdote dice andate e annunciate, o l'avverto semplicemente come andate e annunciate come termine tecnico per dire che è finita la messa? Cosa profondamente sto cercando? Poterli incontrare, ripeto, io e lui, o io, lui e la Chiesa, nella quale sono inserito, ma ancora di più sono mandato.